Io faccio i salti mortali per essere madre e donna, ma alla fine della giornata sento che sono stata utile, che ho fatto qualcosa di interessante, di importante. Sì, ho delle certezze. Ho 53 anni. Portati benissimo. Ho 53 anni, ho sofferto, mi sono rialzata e adesso ho imparato molte cose dalla vita. La causa per Certo. la quale uno impegna la propria vita non è secondaria. Insomma, tutte queste vanterie, tutta questa ostentazione seriosa di io, questi giudizi sprezzanti tagliati con l'accetta, nascondono una tua fragilità, un tuo disagio e soprattutto una certa serie di menzogne. Tutto quello che ho detto è vero, è come sono, è quello in cui credo. Ti prego, mi vanto di essere un gentiluomo, non mi fa crollare l'unica certezza che ho, No, eh? no, 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 no. Adesso tu per favore mi dici quali sarebbero le mie menzogne e le mie fragilità, bello mio, eh? Io sono una donna con le palle, parla. Avanti, su, parla. Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi rilevanti. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di Popper. Poi hai per la precisione un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter, insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio?